Nel 1975 Gilles Deleuze e Félix Guattari scrivono un libro dedicato a Kafka dal titolo Kafka per una letteratura minore. Che cosa si intende con questo termine minore riferito ad una letteratura e poi alla lingua? La letteratura minore non è la letteratura di una lingua minore, dunque una letteratura scritta in dialetto, quanto quella che una minoranza fa in una lingua maggiore, scrivono gli autori. L'esempio più evidente è appunto quello di Kafka, che è un ebreo ceco, un ebreo di Praga, che scrive in tedesco, ma altri esempi vengono fatti in questo libro, come il Back English, l'inglese dei neri americani, o anche il francese povero, esiguo, scarno di alcuni film di Jean-Luc Godard. La letteratura minore è quindi quella caratterizzata da un uso minore della lingua e questo minore potremmo tradurlo come non ordinario, sperimentale, intensivo, creativo, espressivo. La letteratura minore ha tre caratteri, secondo Deleuze e Guattari. Il primo riguarda la deterritorializzazione della lingua. Cosa significa questo concetto di deterritorializzazione, che è un concetto deleuziano-guattariano presente anche in altri testi dei due autori? Significa un movimento di uscita da un territorio abituale, da un territorio chiuso, da un territorio ordinario. Quindi una defunzionalizzazione della lingua che in questo caso diventa non più rappresentativa, non più meramente significativa, quanto piuttosto una lingua creativa, inventiva, espressiva. Il secondo carattere della letteratura minore riguarda un innesto immediato del politico, dell'aspetto politico sull'aspetto individuale. Qui anche ci aiutano i testi di Kafka, che sono appunto testi in cui le esigue vicende del protagonista portano con sé in un modo piuttosto immediato, in un modo piuttosto diretto, dei significati sociali, politici molto evidenti. Ancora, terzo carattere della letteratura minore riguarda quello che Deleuze e Guattari chiamano un concatenamento collettivo di enunciazione. Questo carattere indica un mescolamento, una indecidibilità tra il soggetto dell'enunciazione e il soggetto che enuncia, quindi tra autore e personaggi. Come nel caso di Kafka, in cui quella che Deleuze e Guattari chiamano la funzione K, cioè la K, la consonante iniziale del nome di molti dei protagonisti, dei personaggi, dei testi di Kafka, in qualche modo porta con sé questa indecidibilità tra pensiero dell'autore e pensiero dei suoi personaggi. Questi tre caratteri sono tre caratteri che enunciano una letteratura minore che naturalmente non è stabile, non è fissa, ma che si avvicina ad una definizione abbastanza ricca di quello che può essere l'uso minore di una lingua. E sottolineo l'aspetto dell'uso perché Deleuze e Guattari scrivono in questo testo che, per esempio, anche coloro che hanno la sfortuna, la sventura di essere nati in una lingua maggiore devono trovare il modo di deterritorializzare la propria lingua, di minorare la propria lingua, di farne un uso minore. Concludo quindi con una citazione: l'aggettivo minore non qualifica più certe letterature, ma le condizioni rivoluzionarie di ogni letteratura all'interno di quell'altra letteratura che prende il nome di grande o stabilita.